guardi, noi come regione abbiamo preteso questa ulteriore riunione che si aggancia al primo incontro della conferenza dei servizi, perché c'erano delle situazioni, dei rilievi che noi abbiamo fatto in conferenza dei servizi, li stiamo approfondendo, li stiamo valutando insieme ad RFI e stiamo cercando la migliore soluzione possibile, perché i nostri rilievi, che tengono conto dell'intera tratta adriatica, quindi parlo ovviamente per i comuni che ricadono sulla nostra tratta, devono avere il giusto rispetto nel segno di quello che deve essere lo sviluppo della rete ferroviaria del domani. È chiaro che noi non vogliamo assolutamente creare nessun tipo di intoppo alla realizzazione del raddoppio, perché oltremodo tra l'altro si ferma 2 chilometri e oltre prima di entrare a Termoli, però allo stesso tempo dobbiamo tenere conto, guardando a domani, di come deve essere affrontato il nodo Termoli, che è un nodo che non è soltanto di carattere di viaggio dei pendolari o dell'utenza di persone, ma è un nodo che abbraccia anche il sistema commerciale, quindi anche la valutazione di uno scalo commerciale. A breve ci rivedremo con le prescrizioni che faremo e poi ovviamente il livello ministeriale deciderà rispetto alle nostre prescrizioni. Noi abbiamo la necessità di ricucire, se parliamo di tempo, il tessuto termolese. In termini di tempi probabilmente forse è prioritaria la copertura, è prioritaria anche la copertura, ma tenendo conto anche delle norme europee che vogliono la messa in sicurezza, e quindi anche il sistema di rumore deve essere valutato in maniera molto attenta, con nuove tecnologie, con nuove strumentazioni che possono, anche con nuovi interventi che la città richiede e che la nuova amministrazione voglia richiedere per la propria città. E da questo punto di vista avete incontrato disponibilità da parte dei delegati e dei vertici di RFI? Alla copertura, intendo dire, a un'ipotesi comunque di copertura, di insonorizzazione differente dalle barriere antirumore? Guardi, io immagino di sì, però è chiaro che prima di incassare e dire sì con la stessa certezza che mi contraddistingue quando prendo gli impegni, voglio vedere prima i documenti che scriviamo, i rilievi che noi andremo a proporre alla chiusura della conferenza di servizi, e in quell'ottica aspettiamo l'approvazione del CIPE di quei rilievi e poi vi daremo conto. Lavoriamo perché tutti insieme questo possa essere raggiunto.